5 aprile, in tempo di guerra non ci si poteva riunire in più di 3 persone per strada, pena l'arresto e l'accusa di sedizionismo. Quindi il significato di oggi è libertà, quindi cantone scritto tra l'alero, si tramanda oralmente, non c'è nulla di scritto. Dagli anni 20 in poi molti autori hanno scritto per le squadre di canto che sono proprio sorte numerose. Canto. Ce n'erano alcuni che lavoravano all'Ansaldo, si mettevano d'accordo il giorno prima e si davano l'appuntamento nei gabinetti per cantare tra l'alero il giorno dopo. E però per andare in bagno ci voleva un permesso, perché fabbricavano cannoni e tutto quello che sappiamo, per cui il sorvegliante chiudeva in questo caso un orecchio, gli dava questo cerchietto verde e rosso, e un distintivo, e quindi loro si incontravano lì per cantare. Qui si formano i bei con il celefì, qui si canta finta la rana, si ha presentato la signora, si ha presentato la signora. Qui si formano i bei con il celefì, qui si canta finta la rana, si ha presentato la signora, per concedere di amar soletà. Miguel, oh, Dio, tu sei giù per fare niente,
quindi come avete sentito, una voce baritonale, un tenore scuro molto marcato, che è la voce chitarra, cioè Eugenio e Giovanni, ci fa, uno dei due ci fa sentire. Questa è la voce chitarra, perché il trallalero è un canto polivocale di imitazione strumentale ed è molto basato sul ritmo, come avrete potuto sentire. Poi un baritono e un cuso basso, questi due signori che avete sentito. Poi il primo, che è un tenore, il primo perché è la voce guida, in genere è colui che parte. E è responsabilità su anche della tonalità, che quando ci si rimane si dice alle arionda come la meia, se no si parte va su, dice, beh, l'importante è arrivare in fondo. E poi, allora, io tanto sono una dissacratrice, perché ad oggi sono l'unica donna che lo canta, quello che ho cantato io finora è cantato da un uomo che canta in falsetto, detto un treddu, un secondo, o come ho detto prima, a perché tanto tiempo.